un protocollo che naturalmente è quasi la consacrazione, la continuazione di una proficua collaborazione che c'è da sempre con, tra l'amministrazione penitenziaria e l'assessorato e la regione per fare opera di prevenzione e di gestione del contagio da Covid-19 a tutela del personale che opera nei 23 istituti penitenziari siciliani. Io accompagno con la mia presenza per confermare la gratitudine verso la mia amministrazione periferica e verso la presidenza e la regione Sicilia, l'assessore Razza, l'assessore Gordaro, chi si è impegnato per la realizzazione di questo protocollo. È un significativo passo avanti, non solo in termini di collaborazione istituzionale, ma anche perché la regione non può restare inerte e inerme di fronte a tutto quello che avviene all'interno delle mura carcerarie. E per quanto riguarda il personale in divisa e per quanto riguarda il personale detenuto. È chiaro che i problemi si esasperano nella stagione del Covid, ma traiamo proprio questa opportunità per consolidare con lo Stato un rapporto improntato al reciproco interesse di rendere la vita all'interno delle mura carcerarie molto meno pesante di quanto la si immagini da fuori.